La ringrazio. Senatore Rampi. Sì, diciamo che l'occasione sgradita, perché sinceramente avremmo preferito arrivare a questo passaggio parlamentare e a un certo punto ci abbiamo anche sperato e creduto con un superamento di questa norma così come scritta, però mi permette, forse per la prima volta, perché i tempi del primo passaggio al Senato in aula sono stati tali da impedire una riflessione che su tematiche di questo tipo invece bisognerebbe salvaguardare, perché tocca davvero le coscienze e i ragionamenti di ognuno di noi, che vorrei fare sperando di non annoiare troppo i colleghi, perché come sa anche qualcuno del mio gruppo, io a volte faccio anche fatica su determinati temi. Io ho una formazione politica libertaria, sono assolutamente convinto della libertà individuale delle persone, faccio anche fatica a ritrovarmi esattamente nell'espressione verità scientifiche, nel senso che sappiamo tutti che la scienza è stata un percorso articolato, complesso, e che tante volte i dogmi scientifici sono stati poi completamente smentiti nel corso del tempo. Quindi per me è normale, ci sta, è logico che ci siano dei dubbi e che questi dubbi vadano coltivati. Il problema è che poi la gestione, il governo delle cose, che non è un luogo teorico, ma è un luogo che ha una funzione pratica, deve trovare la modalità di regolamentare pro tempore, concretamente, nella imperfezione della materia amministrativa, il dato di fatto. Nessuno di noi è un amante dell'obbligo, anzi, io penso proprio che l'obbligo non produca il risultato. Però se il tempo in cui siamo, purtroppo, e per delle ragioni su cui dovremmo ragionare, ha prodotto come risultato che una buona prassi naturale, che era diventata patrimonio comune, non lo è più, perché il dubbio è diventato invece un insieme di certezze individuali, che figlio, guardate, non la voglio fare complicata e lunga, però di un individualismo che si è impadronito della società, e quindi ognuno diventa medico di se stesso, scienziato di se stesso, pedagogo di se stesso, e quello che manca è il senso di una comunità. E allora lo Stato deve, purtroppo, io lo dico tranquillamente, purtroppo tornare ad intervenire per regolamentare la possibilità della convivenza civile. Gli esempi che alcuni colleghi hanno portato qui oggi, ma anche nell'intervento, negli interventi alla Camera, ci dovrebbero tutti far riflettere. Quando si deve scegliere, da dove si parte? E si parte per forza dai più deboli. Se io ho un bambino immunodepresso e lo devo far entrare in una scuola che noi chiamiamo scuola dell'obbligo, ma che in quella parola, ancora una volta che torna obbligo, c'è invece la scuola delle libertà di ognuno, la possibilità per ogni bambino, il diritto ad avere un'educazione. E quel bambino in quelle classi non ci può entrare se non ha la certezza, la sicurezza che quell'ambiente in cui lui entra è un ambiente che per lui non è ostile, non è un ambiente pericoloso, non è un ambiente che lo ucciderà. E come gli si fa a garantire questa sicurezza? Oggi necessariamente, transitoriamente, purtroppo, e questi sono tutti gli aggettivi che io metto in fila, con l'obbligo vaccinale. Decidere di non decidere, decidere di rinviare la decisione, decidere di accreditare un meccanismo di autocertificazione che è dimostrato nella prassi che non funziona e su cui addirittura, anzi, bisognerebbe accentuare l'allarme degli illeciti, perché purtroppo degli illeciti qualcuno si è fatto persino bandiera, è un elemento drammatico. E guardate, questo tema richiama, ed è un fatto importante, di fondo concettuale, richiama l'idea che abbiamo della libertà. Se la libertà è che ognuno possa fare quel che vuole, o se la libertà è quel sistema di regole che garantisce ad ognuno di provare a stare insieme in una convivenza civile. Io rispetto intimamente chi ha una convinzione su questo tema e magari scopriremo tra 10, tra 20, tra 30 anni che aveva delle ragioni. Faremo delle battaglie, faremo degli approfondimenti, ma non è possibile che siccome esiste un legittimo dubbio, allora noi creiamo una normativa che produce l'incertezza e che produce il pericolo
per chi è più bisognoso. Vedete, io credo che questi interrogativi, e concludo Presidente, però questi interrogativi hanno toccato ognuno di voi, perché c'è stato un momento in cui era pronto un ripensamento. Ed è davvero un errore arrivare con un provvedimento di questo tipo a non prendere una decisione di tutela dei più deboli.